è stata una grande sfida che abbiamo affrontato con decisione. Sono grato a Fabio perché è partita praticamente al mio rientro dal Giappone a fine novembre dell'anno scorso. L'abbiamo fatto con una rapidità notevole. Voi giapponesi siete bravi ma un po' più lenti. E quindi abbiamo fatto un lavoro enorme. Dico abbiamo perché è stato un grande lavoro di squadra. A me potrei citarvi tutti perché l'abbiamo vissuto in prima persona, ma era una sfida perché rilanciavamo la Carnia Classic. Rilanciare una cosa che stava un po' dormendo è molto difficile. Qualcuno mi sorride perché sa che nelle riunioni io avevo detto bisogna arrivare a mille e quando si dovevamo arrivare, ma siamo arrivati lì vicino, molto bene, con qualità, e ci siamo rifatti assolutamente un'immagine e un nome che va continuato. Vi posso dire, ma io ho già detto agli amici della Carnia Bike, da Gianni a Gianluca, a tutti gli altri, a Fabio, a Stelio, a tutti, che adesso la strada è tracciata, è giusto continuare, ma deve continuare la Carnia Bike. Questa è la Carnia Classic della Carnia Bike di Tolmezzo, assieme a tanti altri amici. Prossimo anno si farà sicuramente l'ultima domenica di agosto, prima che noi poi si vada in Giappone, chi potrà venire in Giappone. Però devo dire una sincera gratitudine, che quello che ho visto è stata una bella coesione. Guardo i sindaci, guardo te per guardare i sindaci, perché li vedo tutti. Ci vuole ancora una spinta in più. Anch'io un eroe in poi per arrivare a fare quello che si può fare in questo ambito. Noi quest'anno col Giro d'Italia, anche qui facendo un grande rischio, non la tappa, sulla tappa io sono tranquillo, non ho solo da lavorare, da coordinare, ma avremo la Gran Fondo Giro d'Italia per Haiti il 22 di maggio. È un'altra grande sfida, ma tutti dobbiamo capire che il cicloturismo è una fonte di operatività e di posizionamento sul territorio notevole. Tutti uniti riusciamo a fare, ma bisogna crederci, bisogna fare, bisogna ancora di più fare in modo di essere presenti sul territorio. Io questo è l'invito mio. Io quest'anno ho apprezzato tante cose. Non me ne voglia nessuno se faccio due esempi. Beh, quei signori lì, perché che io sono forte ai ristori quando facevo le biciclette. Ho visto un ristoro di frutta strapitoso, eccezionale. Vi dico, andate a vedere le foto che sono state fatte, che a Fabio Forgiarini non so dove sono imbucate. Sono bellissime, sono due o tre ingrandimenti da fare bellissimi. E poi permettetemi, per cuore, per amore, per affetto, lo dico senza polemica e non dico altro, devo ringraziare gli alpini di Udine, per quello che hanno fatto alla e vi ringrazio. Grazie. Una dimostrazione di coesione del territorio. Frus, bisognerà in Devan. Qualcuno mi ha telefonato, qui un sindaco qui presente che è una donna, quando ho presentato Cividale il giorno dopo mi mette: ma non sa mica abbandonare. No, assolutamente. Il 26, 27, 28 di ottobre il governatore della provincia di Shizuoka è in Friuli Venezia Giulia, assieme al vice della delegazione che torna, e arrivano in 5. La prima cosa che mi hanno chiesto di vedere è lo Zoncolan e di vedere dove abbiamo sistemato la scultura di marmo. Quindi Mara, tu sai che cosa di fare? La seconda è una mandata pollinatore in bicicletta con Manuel. Manuel, i chilometri si sono aumentati, non sai se tu hai fatto 2, 3, 15, 25, 20, così. Ecco, questi qua, ragazzi, io vorrei mostrarvi l'email, ma non lo mostro per una questione di così. Sono rimasti allibiti di quello che abbiamo fatto noi. Hanno chiesto che un gruppo di noi vada a fare consulente in Giappone per il loro grande. Allora, voi
Non mi avevi più, non mi avevi più mandato a là. Felicetti. Ecco. Voi dovete capire che abbiamo un know-how, una capacità, non per autolodarci, ma di cui non dobbiamo disconoscere la valenza. Dobbiamo mettere a frutto quello che abbiamo. Finisco, crediamoci. L'altro giorno alla presentazione del Giro d'Italia, nelle immagini di grande presenza del Giro c'era ancora quella dello Zoncolan, sempre. C'è sempre. Ecco, la Carnia per me è un punto di riferimento importante, ci siamo, ci ritorneremo, ma la Carnia Classic deve diventare per voi della Carnia Bike un punto essenziale di sviluppo del territorio. Grazie Naomi Yamamoto, grazie a Mariko Masudo che ha fatto questo lavoro, perché Mariko è una che fino a quando non ha conosciuto quelli della Carnia Bike, pur essendo maritata attualmente, non sorrideva, ma adesso sorride, anche tu cominci a sorridere, anche tu, lui è il tono, anche tu. Ecco, allora, ma io ho più occhi a sudore. Io a sudore, beh, ho avuto un coraggio, l'ho detto fin dall'inizio. No, dite. Allora, in bocca al lupo per quello che ci aspetta, probabilmente annunceremo la nuova Carnia Classic entro breve, e come sempre, anche se siamo un po' in anticipo, vi auguro un buon fine anno e ci rivedremo presto su queste zone. E grazie per tutte i mangiati in che ho mangiato. Salute! Bravo!